Buongiorno, si accomodi, prego. Lì, grazie. E rimanga un secondo in piedi per leggere ad alta voce la formula con cui si impegna a dire la verità. La ringrazio, si accomodi pure, parlando al microfono, rispondendo alle domande che le faranno le parti, cominciando la difesa, prego. Avvocato Righi, difesa Minetti. Buongiorno. Lei conosce l'onorevole Berlusconi? Sì. Ci può dire quando l'ha conosciuto, se ha dei rapporti di lavoro con lui, se ha dei rapporti di amicizia e di frequentazione? L'ho conosciuto alla fine degli anni Ottanta, quando ero in Mondadori, poi siamo diventati amici e ho lavorato con lui in varie occasioni, prima a Panorama, poi a Verissimo, poi al TG5, questi sono i miei rapporti di lavoro. Anche attualmente. E adesso a Medusa, di cui sono presidente. Benissimo, grazie. E ha mai frequentato l'abitazione, la residenza di Arcore? Sì, mi è capitato varie volte di frequentare la residenza di Arcore, perché avendo lavorato con Berlusconi ovviamente ho rapporti sia di lavoro sia poi rapporti di amicizia maturata nel corso degli anni, ovviamente non frequentemente, tutte le volte che lui ha avuto bisogno di parlarmi sono andato. A noi interessa particolarmente verificare una sua eventuale presenza negli anni 2010-2011 e io adesso le farò alcune domande per vedere se lei è stato presente in occasione di alcune cene. Parliamo di alcune cene alle quali avrebbero partecipato delle giovani ragazze. Ma io sono stato una sera, mi ricordo forse all'inizio dell'inverno, a vedere una partita, poi sono stato a Natale l'anno prima, nel 2009, la sera di Natale, a fare i saluti, e poi sono stato a una cena molto breve, a cui io sono stato brevemente, penso nella primavera, ma esattamente non la so collocare, poi alla cena del 19 settembre 2010 era, questa me la ricordo bene. Ecco, se ci può descrivere come si svolgevano queste cene, ovviamente per la parte in cui lei era rimasto presente. Ma la cena in cui sono stato brevemente, ho salutato, ho mangiato una cosa e poi me ne sono andato abbastanza presto, quindi non, perché avevo da fare. Ero andato a parlare col presidente e alla fine mi dice fermati a cena. La cena del 19 era un po' la stessa cosa, nel senso che... Il 19 settembre, lui mi ha detto fermati a cena, io mi sono fermato a cena, sono rimasto, la cena è durata dalle 10:30 alle 12:30, alle 12:30 si è scesi sotto, nell'aula sotto, io sono rimasto un quarto d'ora esatto, ho anche... Il mio taxista con un certificato che si ricorda, fattura diciamo, e sono andato via alle 12:45, sono rimasto praticamente sotto il tempo di bere una cosa e di salutare. Eccoci. Si ricorda quante persone erano presenti unitamente a lei alla Ma sera? C'era una tavolata, 20, più o meno, 20, 24 persone, non lo so perché mi sembrava un tavolo 12-12, 24 più, non so se ci fosse un capotavola o meno, ma non c'era un capotavola perché Berlusconi era seduto in mezzo alla tavola. La tavola era molto grande, la stanza grande. E niente, c'erano delle ragazze, poi c'ero io nome e poi c'era ragazze. Emilio Fede. No, non conoscevo nessuno, non ne conoscevo nemmeno una, quindi tutte mi salutavano, ma io non conoscevo nessuno, perché conoscevano me, perché vedendomi in televisione, eccetera, ma io non conoscevo nessuno, ma mi salutavano. E mi davano del lei, per fortuna io davo del lei, e quindi è una mia abitudine, e quindi niente, poi alla fine c'è stata questa serata, devo dire una serata dove c'erano le ragazze, erano vestite come le ragazze quando vanno in discoteca, cioè abiti corti, neri, erano tutte vestite di nero, e quindi anche lì, quando tutte le persone sono vestite uguali è difficile ricordarsele. Poi c'era il presidente, c'era Emilio Fede, che era all'angolo, tranquillo, non, 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 non,
a me, io ho visto, c'è stata molta musica, cantavano, rumore, il presidente andava e veniva, io ogni tanto uscivo anch'io perché il rumore mi dava fastidio, e poi c'è stato questo, il famoso, io ho già fatto una deposizione con la dottoressa Boccassini all'alto processo Berlusconi, c'è stato questo trenino, o carosello, diciamo, e con le ragazze che giravano attorno al tavolo, c'era un'atmosfera, diciamo, molto, definiamo, gioiosa, ecco, se vogliamo definirla, molto, molto festosa. Era un po' come una, quelle feste un po' che si fanno un po' in provincia, tutte sedute attorno al tavolo, si balla, si canta, il presidente ballava, no, non ballava, cantava. Ha cantato, perché il presidente non balla mai, ha cantato canzoni francesi, poi ha fatto discorsi politici anche, dicendo che alle ragazze che era meglio impegnarsi in politica piuttosto che impegnarsi in altri settori dello spettacolo, perché è difficile fare carriera. E poi c'era la musica, c'era un tastierista che suonava, anche le ragazze cantavano questa canzone, Meno male che Silvio c'era, hanno cantata tipo 7-8 volte. Io devo dire che non mi ricordo di nessuno. Nell'altro processo la dottoressa Boccassini mi ha chiesto, lei ha detto a una ragazza, lei ha una faccia da attrice, ho detto sì, è vero, c'è una ragazza che mi aveva colpito, forse mentre stavo uscendo, ho detto ah, lei ha un volto da attrice, mi ricordavo un po', mi ricordavo quelle attrici degli anni 70. E poi la dottoressa Boccassini mi ha detto, questa ragazza era la signora Tumini, e devo dire che io appunto ho ammesso di avere detto questa frase. E poi si è sceso nell'aula, della famosa aula definita del Bunga Bunga, nella quale io ho visto che c'era questo palo nell'aula, e poi io mi sono seduto, ho parlato un attimo con Berlusconi, c'era della musica, e poi dopo un quarto d'ora, alle 12:45, io me ne sono andato. Anche lì c'era il personale di servizio? Sì, c'è sempre il personale di servizio, una presenza continua, c'era il tastierista, c'erano tutte queste persone. In entrambe le case ho avuto occasione di vedere qualche spogliarello, qualche ragazza? No, io non ho mai visto spogliarelli lì dentro, cioè le ragazze avevano degli abiti come quelli che mettono le ragazze quando vanno in discoteca, cioè sono abiti un po' succinti. No, non succinti, abiti da discoteca, corti. Sì, non sono certo adatti per andare a un'udienza in Vaticano, però erano abiti succinti, come vestono le ragazze in discoteca, cioè io non frequento le discoteche, però le vedo in televisione, eccetera, come si vedono anche nelle trasmissioni televisive, un po' non c'è molto, molto in vista, diciamo. Oltre alla signora Tumini, con la quale ha scambiato questa... Sì, ma io non sapevo chi fosse, l'ho saputo dopo quando me l'ha detto la dottoressa Boccassini. Ecco. Ha conosciuto qualche altra ragazza quella sera o nell'altra sera? Tipo la Nicole Minetti, la conosce? No, non la conosco, non l'ho conosciuta. Poi ho scoperto che stava lì quella sera, ma io proprio Nicole Minetti non ho avuto modo di conoscerla. Io non ho altre domande, grazie Presidente. Avvocato Pontano, lei ha domande? Pubblico Ministero? Rossella, buongiorno. Buongiorno. PM incontro esame. Allora, la scena del 19 settembre, perché a noi interessa la scena del 19 settembre 2010. La signora dottoressa Tumini è stata sentita nell'ambito di questo procedimento, anche dell'altro, ma qui si discute ovviamente di questo. E terminerò la domanda implicando anche dichiarazioni avverse. Sì, non possiamo dare per scontato che ci sono altre dichiarazioni. Ci sono dichiarazioni diverse. Diverse. Ma la signora Tumini descrive quella serata in termini del tutto antitetici rispetto a quelli che ha testé riferito lei, per la parte di serata in cui lei è rimasto. Poi ragioniamo su quanto è rimasto. E, dicendo che già durante la cena, che lei ha descritto in termini così goliardici, di divertimento,
con queste canzoncine e via dicendo, invece questo trenino non era questo trenino innocente, goliardico, ma già da quei momenti ci sono state le prime interazioni sessuali. Lei è persona colta, quindi sa perfettamente, non c'è bisogno di specificare, i primi contatti, diciamo, che poi invece sono stati implementati, direi non nell'aula, ma piuttosto nella discoteca, che l'aula è questa, un'aula di classe, dove invece questi contatti sessuali si sono fatti più espliciti tra le ragazze e il dottor Berlusconi ed Emilio Fede. Tutto nel presupposto dell'accusa, della pubblica accusa, l'ipotesi accusatoria, che questa attività sia oggetto di una intermediazione, anche per non dare l'impressione di volere sindacare i comportamenti privati, non è nostra intenzione. La signora Tumini, la dottoressa Tumini, ha raccontato questa serata, prima l'ha concertata per così dire, o comunque ne ha parlato con la signora Minitti, il consigliere Minitti, dopodiché ne ha parlato ex post. Aspetta, opposizione alla domanda. Ma la faccio finire, dopo le do la parola. Dopodiché ne ha parlato con delle sue amiche, che sono la dottoressa Valentina Battarra e la dottoressa Maura Vadalà, tutte ragazze, giovani donne, giovani ragazze di Rimini, laureate e via dicendo. Altri testimoni, dottor Rossella, hanno dato una versione in linea con quello che lei sta dicendo stamane, almeno fino adesso, cioè che questa serata non comprendeva, non prevedeva nessun momento di contatto sessuale, di scorribande erotiche, tantomeno, diciamo, di balletti, di danze erotiche, tantomeno di contatti e di interazioni sessuali. Questo per onestà intellettuale, per correttezza verso le difese, innanzitutto verso il tribunale. Allora, lei è sicuro, a fronte di una descrizione così doviziosa della signora Tumini, che la serata non abbia presentato quei profili che io invece le ho descritto? Ecco, io prego il test di non rispondere subito perché c'è una eccezione. Ecco, Presidente, c'è opposizione a questo genere di domande, perché non sono domande sui fatti ai quali eventualmente il test potrebbe avere assistito, ma sono domande che ricostruttive un po' della storia di questo processo, che contengono addirittura argomenti quali la finalità o l'impostazione dell'accusa o, nel caso di specie, addirittura l'eventuale concertazione della serata tra la signora Tumini e la signora Minetti. Di questo credo che non possa essere chiesto conto al dottor Rossella. Sovrabbondanza, pur essendo in controesame, direi che non è consentita. Allora, al dottor Rossella è stato chiesto unicamente se a fronte di una descrizione diversa, che è stata sintetizzata necessariamente, resa da alcuni testi, e della concordante con la sua descrizione, lui sia sicuro di quello che ci ha appena detto, e questo è il limite della domanda. Ma io ho detto quello che ho visto, non posso parlare di quello che non ho visto. Certo, ma infatti è rispetto a quello che lei ha visto. Io non al ho di visto di le scene, prima, scene erotiche io non ho visto. Ho descritto ovviamente un'atmosfera, diciamo, allegra, molto allegra, ma io scene erotiche non ne ho viste, forse, non so. Per scene erotiche glielo dico io, perché non mi si può... Sì. Sono porre, si intendono toccamenti o roba del genere. No, io queste cose non ne ho viste. Io poi, coperture di parti intime, seno, eccetera. No, io queste cose qua non le ho viste, almeno per quanto sono rimasto lì. Magari fin quando sono rimasto lì, o sono successe quando io sono uscito, perché per il rumore sono uscito tre o quattro volte, due, tre volte, diciamo, adesso ho ricostruito. Questo mi scusi, mentre era su. Mentre ero su, sì, sono ancora uscito. Nella sala da pranzo. Sono uscito una volta per andare in bagno. Adesso scusate questi particolari, ma una volta sono uscito per andare in bagno, il bagno era occupato, la gente che si faceva, che si truccava probabilmente, e ho dovuto aspettare una decina di minuti. Un'altra volta poi c'era questo rumore, scusate ma c'ho un po' di bronchite, c'era questo rumore pazzesco, perché fra il tastierista, queste che cantavano, tutti che cantavano, eccetera, e anche lì sono uscito a
riposarmi un attimo dal rumore, sono stato 5 minuti, ecco, questi sono. Poi alle 12:30 si è scesi e io sono sceso, e lì il tempo di bere una vodka, di fare due chiacchiere col Presidente, il Presidente mi ha accompagnato all'uscita, io me ne sono andato, partenza alle 12:45, ritorno, se il Presidente vuole le posso allegare la carta del mio autista. Ecco. Non c'è bisogno. La carta del suo? Del mio autista, ricevuta del taxi. Ah, ecco. Ricevuta del taxi, perfetto. Comunque lei dice di essere andato via all'incirca alle ore 12. Alle 12:45. 12:45. Sì. Senta, lei ricorda, lei poi ha visto il volto di Nicole Minimi, ha detto che non la conosceva, giusto Nicole Minimi? Non la conosceva. Ecco, però poi l'ha visto il volto in televisione di Nicole Minimi. Sì, poi l'ho. Sì. Quindi adesso retrospettivamente la riconosce sì, nella sì, serata? Retrospettivamente la riconosce. Benissimo. Lei è in grado di dirci che atteggiamento aveva, se ha fatto qualcosa di particolare quella no, sera? Ma io l'ho visto in mezzo a questo, al gruppone, e quindi non è che poi, esatto, non l'ho riconosciuta quando poi certo, l'ho vista in televisione, certo. Di ah ma è lei, allora come succede quando si... È ovvio. Ma non l'ho vista, devo dire, in azione, ecco, non ho visto nulla di particolare. Quindi lei non ha ricordi rispetto a questa persona che ha riconosciuto successivamente di... No, non ho ricordi perché nel gruppo, nella confusione non me la potevo certamente ricordare. Bene. Ecco. Lei ovviamente. Come non mi ricordavo la signora Tumini, alla quale avevo detto lei ha un volto da attrice, ma me l'ha ricordato la dottoressa Boccassini. Quindi, se io le chiedo che tipo di atteggiamento avesse quella sera la signora Tumini, mi pare di poterne dedurre che lei non è in grado di dircelo, se lo ricorda. No, non sono in grado di dirglielo, però devo dire che mi aveva incuriosito perché aveva un aspetto molto particolare. Cioè, cosa vuol dire? Distonico rispetto all'ambiente o particolare sì, in sé? Era molto chiusa in sé. Poi ho letto sui giornali, ho sentito che anche la signora Tumini ha detto che io ero chiuso in me, quindi eravamo due persone chiuse in loro, probabilmente si sono poi... È stata la comunicazione fra rispettive chiusure. Come succede nei film. Bene, come succede nei film. Senta, il dottor Fede, se lo ricorda? Una sì, sera. Il dottor Fede è un lei amico, io me lo bene, ricordo, ovviamente. Seduto all'estrema sinistra del tavolo. Ecco, ma è sceso in questa saletta adibita sì. A discoteca il dottor Fede? Sì, è sceso. C'era? C'era. E il dottor Fede, quando lei è andato via, era ancora lì? Sì, credo proprio di sì. Era credo, ancora sì, lì. Era ancora lì. Bene. C'è il procuratore adiunto. Prego. Rossella, vorrei capire questo, ma in questa allegra compagnia, lei che cosa ci faceva? Ma io ero andato lì per parlare col Presidente, a un certo punto il Presidente mi dice fermati, e io mi sono fermato, siamo andati nella sala da pranzo, quando si è aperta la porta io ho visto che c'era tutta questo gruppo di persone, di ragazze, vabbè, ormai ero... E mi sono seduto per cenare, e poi poi veniva tardi, avevo anche una gran voglia di andarmene a casa, perché in genere io vado a letto molto presto, quindi la serata diventava, più andava avanti con l'ora, più diventava un po'. Lei non ha pensato che la sua presenza potesse avere attinenza con dei contatti, per esempio, di natura professionale, nella sua qualità di presidente, mi pare, della Medusa? Ma devo dire che quando mi ha presentato, Berlusconi non ha detto che io ero presidente della Medusa. Ha detto, però mi pare che fosse un fatto abbastanza notorio. Sì, un fatto notorio. Lo sapevano tutti che io ero notorio, presidente di Medusa. Sì. Certo, che io lavoro nel cinema e quindi... Quindi, ragazze che potevano essere interessate a un lancio. Io, ma non guardi, non è certo in una cena che una ragazza che vuole affermarsi nel cinema può. Cioè, io sono uno che quando devo parlare con delle persone che vogliono fare del cinema, vengono nel mio ufficio e parlano con alla presenza di qualcuno dell'azienda e si parla, si presenta e ci si conosce. Non è certo una cena, un'occasione per conoscere persone, almeno dal mio punto di vista comunque, non lo è. Comunque nessuna delle ragazze presenti le ha fatto, presente scusi,
di essere interessata, le ha chiesto, ma qualcuno forse è venuta, diciamo, ha detto: ah, lei è presidente di Medusa, mi piacerebbe fare del cinema, ma sono quelle cose che si dicono alle cene quando ma non c'è stato proprio un assalto, diciamo. Beh, una richiesta di una un richiesta appuntamento specifica. Futuro o piuttosto che no, poi magari qualcuno telefonava, se aveva telefonato qualcuno dicevano che dicevano: ah, si ricorda, ma non questo io successivamente non... Sì, fine. Magari telefonavano, però io non davo corso, ecco, a queste cose. Ecco, e ci sono state altre cene ad Arcore a cui lei ha partecipato, essendo presenti ragazze e giovani donne? Io, come ho detto all'inizio, una volta è successo. Una volta ero alla partita, c'erano 4-5 ragazze, persone che io non conoscevo, e abbiamo guardato la partita del Milan. L'altra volta c'era una cena, io mi sono fermato un quarto d'ora, 20 minuti, ho mangiato un primo e poi me ne sono andato. A questa cena era presente anche Lele Mora. Ho capito. Lei si spiegava questa massa di giovani donne presenti? Ma non devo dire che non mi sono sorpreso più di tanto, nel senso che poteva essere una cena di un gruppo di sostenitrici, anche perché appena siamo entrati tutti gridavano: meno male che Silvio c'è, facevano questo canto politico. Io pensavo, avevo l'impressione che fossero quelle cene anche di sostenitrici, questo gruppo di persone che aveva anche Berlusconi, che ancora sono in azione adesso nella campagna elettorale per sostenerlo, moltissime ragazze, anche alle manifestazioni c'erano sempre queste ragazze del Partito della Libertà, gruppi di ragazze anche molto forti che cantavano questa "meno male che Silvio c'è". Ho capito, grazie. Le parti civili hanno domande? No, grazie. Gli altri difensori? Aspetti che voglio farlo subito. Prima le donne, prego. Procedo con il controesame perché in realtà il dottor non Sella è un suo test. È mio test. È anche mio test. Ha ragione, è anche suo test. Quindi sì. Per il momento procedo con il controesame, ma in realtà ho pochissime domande. Però fa anche l'esame. Sì, non me lo riservo. No, anche se lo riserva noi non glielo consentiamo. Ma non c'ho neanche. Ci adeguiamo all'unica pronuncia della Cassazione che dice che fate tutto insieme. Guardi, non l'avrei chiesto. Va bene. Noi abbiamo la Cassazione. Allora, lei ha detto che Emilio Fede era presente alla cena del 19 di ottobre. E ha detto che stava in un angolo un po' lontano. Ecco, ma quindi il mio cliente ha partecipato alle danze oppure non ha partecipato a questi? No, non ha partecipato ai trenini, se ne stava seduto tranquillamente. Quindi lei non ha visto interazioni? Neanche il presidente Berlusconi. Il trenino l'hanno fatto le ragazze, giravano attorno al tavolo, cantavano. Ecco, quindi lei non ha visto interazioni tra il mio cliente e queste ragazze? No, io non ho visto interazioni di questo tipo. Senta, c'erano ragazze minorenni? No, non proprio non mi ha dato questa impressione. L'età media era dai 20, se devo fare una stima. Per quello che mi ricordo, anche perché poi mi guardavo attorno, quindi per vedere un po' che tipo di persone c'erano, come capita sempre alle cene, si guarda, c'è chi non c'è, eccetera. Mi sembravano tutti dai 20... 22, quell'età lì, fra i 20 e i 25 fino ai 30, 35, quell'età lì. E in altre occasioni ha visto ragazze minorenni? No, presenti? Mai, non ho mai visto. Senta, lei ha conosciuto Ruby? No, mai, non so chi sia, non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto. Ancora una domanda, per quel che lei sa, venivano fatti dei controlli sui telefonini? Venivano dati degli avvertimenti agli ospiti? No, nulla, anzi, tutti uscivano a telefonare con questi telefonini in mano, come fanno sempre le ragazze molto giovani, messaggini, e vedevo che avevano sempre questi telefonini in mano, armeggiavano parecchio quei telefonini. Ma a qualcuno è stato detto, mi raccomando, non raccontate? No, nessuno, no, nessuno. C'è stato un controllo all'ingresso, quando io sono entrato. C'era il controllo all'ingresso diciamo della villa, io sono arrivato con la macchina, col mio autista, sono entrato, c'era un controllo all'ingresso, ma poi più niente, poi era tutto, nessuno.
Senta, lei ha detto di essere andato via prima di Emilio Fede, ma lei sa quando Emilio Fede è andato via? Ah, non lo so, non lo signora, non lo so. Non mi risulta. Grazie. Grazie. Cosa Pantano? Sì. Senta, lei ha detto poco fa di aver ricordato di questa battuta che ha fatto a questa ragazza, sì. Ma l'occasione di questa battuta, lei si ricorda come è venuta? In altre parole, dottor Rossella, ricorda altri particolari? No, guardi, io mi ricordo di aver fatto questa battuta perché mi ricordo di averla fatta, ma ho l'impressione che sia stata fatta mentre si usciva, adesso con precisione, mentre alla fine della cena, ecco, devo aver fatto questa battuta, perché la signora Tumini non penso fosse seduta vicino a me. Non mi ricordo nemmeno che ci fosse seduto vicino a me. Quindi. Giusto per le domande che l'aveva fatto il procuratore prima. Anche perché le persone sedute vicino a me non mi hanno mai rivolto la parola, una cosa abbastanza strana in una cena. E la signora Tumini le rivolse la parola in quell'occasione? Le disse no, qualcosa fui io a rivolgere la parola alla signora Tumini. Sa che lei ha un volto da attrice, eccetera. Basta, e la risposta diciamo, della signora? Ma non me la ricordo. Guardi, io questo episodio non me lo ricordavo nemmeno più, me l'ha ricordato la dottoressa Boccassini e a me è venuto in mente, allora ho detto che c'è stato questo episodio. Pensavo ricordasse qualcos'altro, ma va bene così, grazie. Prego. Possiamo licenziare il test? Sì. Grazie, può andare, è finito. Buongiorno Presidente. Buongiorno.